Ma quante belle bottiglie, Madama Doré, ma quante belle bottiglie! Beh, dopo questo attacco dovrei chiudere qui il filmato, ma noi non abbiamo paura di niente e quindi continuiamo. Le bottiglie che voi vedete sono bottiglie di, piano piano andiamo a vederlo, della zona di Nizza. Nizza Monferrato, ovviamente, non siamo in Francia. E nella zona di Nizza Monferrato si produce naturalmente Barbera. Non, la Barbera Nizza è una Barbera d'asti superiore sotto zona Nizza perché, come potete vedere, quella piccola zona grigia, grigia più scura in particolare, è la zona Nizza e intorno, sopra, sotto, di lato, si produce Barbera d'asti e Barbera d'asti superiore. Quindi le nostre belle bottiglie sono bottiglie di Barbera d'asti superiore Nizza, ma non solamente queste noi abbiamo assaggiato. Siamo partiti dalle Barbere d'asti annata 2008, poi siamo passati alle Barbere d'asti superiore annata 2007, concludendo con le Barbere d'asti sotto zona Nizza del 2006, che magari vengono da un bel vigneto come questo, da una bella collina così, con dei cipressi in cima che fa tanto Toscana. Ed invece siamo in Piemonte. Quindi, risultati delle degustazioni. Barbera d'asti superiore 2008. Discrete, non hanno grande corpo, ma comunque sono piacevoli. Fanno il loro servizio di buona Barbera da bersi tranquillamente. Barbere d'asti superiore 2007. Queste sono quelle che ci hanno leggermente deluso, non ci hanno convinto in pieno, un po' dure, non aperte, insomma, forse da rivedere, ma lasciamo stare. Barbera d'asti superiore sotto zona Nizza 2006, che magari viene da una bella vigna come questa. Diciamo che abbiamo avuto dei buoni vini, alcune 4 stelle, ma il problema è l'abbinamento, perché per noi è molto difficile trovare degli abbinamenti con questi vini dove l'alcolicità è alta, il tannino proviene dal legno e diciamo l'equilibrio generale ogni tanto stenta. Forse dopo qualche anno di invecchiamento la cosa migliora. Comunque, se volete sapere tutti i risultati dei nostri assaggi, come al solito vi aspettiamo su WineServe.